Ci troviamo a Elmwood Park nel New Jersey, a pochi metri da me c'è Sasà Salvaggio che ha condotto il suo comedy show in compagnia della comunità dei siciliani nel New Jersey. Il pubblico è stato numeroso e interessato a scoprire una Sicilia che ha lasciato anni, decenni fa o che magari non l'ha mai vista perché pur essendoci tanti siciliani e siciliane, questi sono nati negli Stati Uniti. Con le vie dei tesori la Sicilia non solo si racconta ai turisti, non solo le stesse comunità locali e ai cittadini, ma si racconta a quei tanti siciliani e siciliane che si trovano nel resto del mondo e che una Sicilia la cercano, la conoscono attraverso un immaginario indiretto, ma attraverso il progetto delle vie dei tesori nel 2024, che è l'anno delle radici italiane nel mondo, possono riscoprire con occhi nuovi. Insieme alle tante famiglie, alle tante storie di siciliani all'estero, di sicuro discendenti che conosceremo nel corso della serata, ospite speciale, nonché protagonista del comedy show, è Sasà Salvaggio, nostro amico, comedian, comico conosciuto in tutto il mondo, nonché ambasciatore di Italea Sicilia nell'anno del turismo delle radici. Sasà, questa sera. Niente, bellissimo. Thank you so much, I'm very happy to be here. Basta, non posso parlare, anche che parliamo di radici, dobbiamo parlare delle nostre radici, della lingua siciliana. No, il mio spettacolo è sempre legato alla cultura, alla storia, all'ironia di noi siciliani. È una bella soddisfazione portare avanti la nostra cultura, la nostra immagine e in questo caso proprio rafforzare questo legame, queste radici che ci legano veramente con i nostri conterranei d'oltreoceano, ma di siciliani che comunque ci sono in tutto il mondo. Noi abbiamo scoperto nei nostri giri che abbiamo fatto già di storie di siciliani o anche chi magari non è proprio siciliano ma che aveva di origine siciliana, che ha riscoperto la Sicilia e si è trasferita, che so, da Chicago, da altre parti, apprezzando a volte più di noi siciliani la bellezza, la genuinità dei territori, anche quel rapporto umano che magari forse sai all'estero un po' si perde. Abbiamo cercato di coinvolgere delle associazioni, dei gruppi, dei club, quali chiamano club così, di siciliani. Abbiamo passato una serata in armonia. E dopodiché le attività che si fanno con i club, con le associazioni, qua sono attività di aiuto, anche come vedete qua ci sono state il club che fa parte di questa scuola, il club italico italiano, dove studiano la lingua italiana. E alcuni dei fondi che abbiamo raccolto questa sera andranno a questo club che promuove attività italiane di cultura. Dopodiché abbiamo fatto anche in tempi passati, come per esempio per il terremoto in Abruzzo, una raccolta per creare un centro aggregativo nella città di Sant'Angelo. Allora sono raccolti $150,000. Da Bolognetta, abito qua da tanti anni, sono venuta a 12 anni dalla Sicilia. Ero piccolina e già ora più di 50 anni che sono in America. E che nonna di 6 figli? E sono nonna di 6 bambini e proviamo a portare la Sicilia avanti anche nelle nostre tradizioni con mia mamma e teniamo la famiglia come se eravamo in Sicilia. Vengo da Giarre, provincia di Catania, mi trovo negli Stati Uniti dall'89, quindi più o meno 35 anni. Faccio il dentista, sono un odontoiatra, laureato a Catania e rilaureato qui a New York, quindi ho ricominciato da capo. Noi come famiglia veniamo ogni anno, almeno una volta l'anno. Ho tutta la mia famiglia in Sicilia. Sono nata qui negli Stati Uniti, ma i miei genitori sono nati a Palermo, a Mandello precise. Sono orgogliosa della mia cultura e ogni anno io ritorno a Palermo per vedere la mia famiglia, veramente ogni estate. La prossima estate ritorno per 2 mesi e non vedo l'ora. Io vedo Palermo, c'è più gente, veramente più turisti perché hanno social media, vedono tutte cose su internet, è una cosa bellissima però.